Bentornati. Nuovo appuntamento e dunque nuovo tema. Ecco di cosa parliamo oggi. 5 consigli per il sito web di un istituto religioso. In questi tutorial abbiamo parlato spesso di parrocchie, con consigli però validi per tutte le realtà cattoliche. Nelle scorse settimane però alcuni responsabili di istituti religiosi ci hanno chiesto dei consigli proprio per loro, potremmo dire tagliati su misura. Ed eccoci qui. Un istituto religioso infatti non è una parrocchia, non è un'associazione, non è solo un ente che eroga dei servizi, ma qualcosa di più, spesso dalla storia lunga e gloriosa, spesso con legami in tutto il mondo, quasi sempre con un ruolo decisivo per la vita personale, ma anche sociale, educativa, spirituale delle comunità con cui viene in contatto. Nel mondo del web, un mondo come abbiamo visto in continua evoluzione, le sfide che deve affrontare sono diverse. Per questo, con queste nostre amiche e amici di religiose e religiosi in mente, abbiamo pensato a 5 consigli per il sito web di un istituto religioso. Prima di tutto, consideriamo i consigli che vi abbiamo già dato. Poi pensiamo alla realtà dell'istituto. Molti hanno una dimensione internazionale e operano in diversi paesi. Per questo sarà necessario un sito multilingue, ben stratificato e con sottositi riferiti alle singole case. Primo, non dare nulla per scontato. Nel mondo cattolico utilizziamo spesso dei linguaggi e delle terminologie molto precise, forse specialistiche, che vanno bene all'interno, ma possono dare forse confusione all'esterno. Pensiamo a capitolo o carisma. Meglio non rischiare e fare chiarezza, non dare quindi nulla per scontato. Dalle voci del menu fino ai titoli del nostro sito cerchiamo di essere inclusivi e di utilizzare termini noti. Introduciamo le nostre parole, ma ricordiamoci di spiegare che cosa essi significano. Secondo, organizza il menu del tuo sito come una serie di risposte alle prime domande che ti vengono fatte. Il nostro sito, come abbiamo visto nei tutorial precedenti, sarà un insieme di parti statiche, le presentazioni, i dati, gli indirizzi, la storia, la mission, che non cambieranno spesso, e di parti dinamiche, le ultime novità, le foto più recenti, le notizie, gli appuntamenti, qualche articolo di blog, destinati ovviamente per la loro specificità a cambiare rapidamente. Possiamo sfruttare queste parti statiche per raccontare il nostro istituto religioso in modo chiaro e aperto, in modo che tutti possano comprenderne i punti di forza e innamorarsene. Per farlo, pensiamo alla prima domanda che una persona esterna vi farebbe per sapere ciò che fate e quali sono i tesori del vostro passato. Cosa facciamo? Dove siamo? Chi è la nostra fondatrice? Questi possono essere dei buoni punti di partenza, ma ogni realtà, a seconda del suo bagaglio, può aggiungere ovviamente altre voci. Terzo, la storia è importante, ma la tua realtà è viva oggi. Ci è capitato di vedere siti di istituti religiosi molto attivi e molto presenti trasformati in musei dedicati soltanto alla vita del fondatore e al carisma dei suoi santi. Ricordiamoci però che il nostro istituto religioso è vivo oggi, è attivo oggi ed è chiamato a portare il Vangelo nei nostri tempi. Fin dalla home page privilegiamo sempre l'attualità, se possibile, le ultime notizie, gli ultimi incontri e appuntamenti. Spieghiamo e raccontiamo ciò che sta avvenendo adesso. Non dimentichiamoci, anzi ovviamente dobbiamo fare memoria e ricordare le radici, ma accendiamo i riflettori sui frutti. Questo significa aggiorniamo il sito spesso. Non lasciamolo fermo per lunghi periodi, ma raccontiamo progetti e obiettivi. Utilizziamo lo stile di oggi. Usiamo immagini, apriamo dei blog, mostriamo un volto sorridente e aperto. Colleghiamo il sito ai social network con dei banner o meglio ancora dei plugin in grado di mostrare gli ultimi aggiornamenti dalle pagine di Facebook, dal profilo di Instagram oppure quello di Twitter. 4. Non stai raccontando la tua realtà,
ma è la tua realtà che racconta se stessa. Chi è il soggetto, l'autore del sito internet di un istituto religioso? Perché il sito sia efficace, è importante che l'autorialità sia dell'istituto religioso stesso, cioè egli stesso deve raccontare il suo carisma, la sua missione, la sua presenza qui e oggi. Mi spiego meglio. Il nostro istituto è carismatico e legato alla preghiera e alla vita contemplativa? Il sito stesso deve essere un invito alla preghiera. Il nostro istituto poi è impegnato nella carità? Allora il portale deve essere una vetrina delle attività caritatevoli e al tempo stesso un promotore di interventi e di sostegno. Il nostro istituto si adopera nel mondo della scuola e in quello dell'educazione? Ecco, se c'è qualche novità nel campo della pedagogia, non possiamo non farla presente perché è nel nostro DNA. 5. Fare un sito non è un obbligo o un adempimento, ma è una continuazione della tua missione. In certi contesti possiamo affermare che avere un sito internet è quanto di più importante nella comunicazione ci sia oggi, ma non dobbiamo considerarlo un obbligo o un adempimento. Se non abbiamo al momento le risorse, le energie, il tempo, forse è meglio rinviare ad un periodo più favorevole. Eppure ogni minuto del nostro tempo investito in comunicazione non è un minuto sottratto ad altro, ma è un minuto di missione e di evangelizzazione nei termini più alti. Ovvio, con il tempo si possono acquisire conoscenze, capacità, ma più che altro routine in grado di ottimizzare i processi e di ridurne i tempi. Può bastare una foto scattata e condivisa al momento giusto per lanciare un messaggio. Tutto si impara con il tempo, ciò che conta è capire quanto anche qui nel web abitino le stesse persone con le stesse domande di sempre. Dunque, cari amici e amiche degli istituti religiosi, la vostra voce, il vostro carisma, la vostra testimonianza del Vangelo siano richieste oggi come non mai. C'è qualcuno, insomma, che sta aspettando proprio voi. Un grazie per questo tutorial ad Andrea Canton. Io sono Fabio Bolzetta e vi do appuntamento a settimana prossima. Ci vediamo sempre rigorosamente online.